Ieri sono andato, non so se ve l'avevo detto, che c'era una riunione, un seminario vicino al dipartimento sulla internet dei progetti. Cioè, noi siamo pensare a internet come una rete capace di collegare persone, perché dietro le macchine che scrivono ci sono persone. Invece si può pensare che gli oggetti siano collegati tra loro attraverso la rete. E ci sono tante cose simpatiche da fare al di là della, diciamo, anche della complessità che non vogliono fare. Si va dalla altrimenti quei codici bidimensionali che compaiono talvolta anche sui, adesso compaiono addirittura sui volantini delle feste di discoteca, che sono più locali, lo prendete col telefonino, mi mandano, non spiamano? Ecco, è lì, va bene, quelli lì, perché non mettete sui frigoriferi? In modo che se per caso non dovete stare più a catalogare i libretti di istruzione, avete bisogno dell'istruzione, prendete quello e vi manda il libretto di istruzione al centro di assistenza più vicino se dovete riparare, o ancora al vi dice come fare a smaltirlo correttamente nel momento in cui vuole smaltire di sparare, senza abbandonare il piano di passamento. Per la cronaca, una persona come me che fa trash, l'altro giorno è andato all'isola ecologica a portare alcune cose e gli hanno detto che erano troppe, per non era credibile che la prima persona l'ha rimandato indietro. Gli hanno detto le metto loro di fianco e passo lì. Sono rimasto, se non fanno lì a fare la pazienza. Come dicevo, questa è la maniera più banale, però si può pensare di metterne le cose, le capacità più interessate. E io ce l'ho fatto soprattutto perché volevo incontrare Bansi. Voi lo sapete chi è Bansi? È l'inventore dell'Arduino. Sapete cos'è l'Arduino? Arduino.cc, guardatelo, è divertente. È una scheda basata su un microcontrollore. Una scheda basata su un microcontrollore che si interfaccia con USB e potete sparare, ha praticamente un piccolo controllore a bordo, potete sparare il programma da mettere sulla flash, ecco là c'è l'Arduino in prima persona. Potete sparare il processore, è una mega, non so che versione, dipende dalla versione dell'Arduino, 168, che cos'è quello? Un 328? Sì, quello è fedele. È uno degli ultimi Arduino. E potete fare esperimenti per far fare quello che volete. Non so se il primo semestre vi ho fatto vedere a casa mia con le luci che si accendono e si spengono. Non uso Arduino, ma uso lo stesso processore di Arduino, perché è inutile che tenessi, ho comprato il programmatore per il microcontrollore, è inutile che mi tenessi occupato la porta USB che non mi serviva solo per mettere il programma. Anche se volete il display sulla porta ha lo stesso processore dell'Arduino. Purtroppo però Bansi è intervenuto solo in videoconferenza perché è andato a fare un seminario la settimana passata in India ed è tornato con un'infezione di qualche genere dall'India e quindi non riusciva a raggiungere Bologna. Niente, sarà un'occasione per incontrarlo. Questi affari lì sono molto divertenti,
ci potete fare quello che volete, avete solo, se guardate le pagine della, di Aquilina.cc ci sono tantissimi, tantissimi progetti. Anche la Rip Rap, chiamata anche Mendel, la stampata tridimensionale di cui ho parlato nel primo semestre, come elettronica di controllo usa Arduino. L'interno degli oggetti è una prospettiva divertente, si, è arrivato anche il nostro Bononi a fare un seminario alla conferenza di ieri pomeriggio. Ha molti aspetti, diciamo, in collisione, in contrasto, da un lato la comodità, dall'altro l'invasività, perché avere una macchina in casa, hanno fatto vedere un progetto ormai storico, famoso in Francia, di una specie di coniglietto di plastica che si tiene in casa, e gli amici possono mandare messaggi, fare muovere le orecchie, cose simpatiche, una sorta di social network degli oggetti. Peccato però che, ad esempio, persone come me non si fiderebbero ad avere un oggetto del genere in casa, perché quello ha un microfono, se qualcuno a distanza mette un microfono nel grado di accedere a quella macchina, potrebbe violare, tutti sono preoccupati della privacy per tanti motivi vari e abituali, invece tutte queste cose, pensate anche solo il set box, gli apparati che sono hanno le potenze di elaboratori, e di dentro si può fare inserire il codice, e spesso questi, se vedete, hanno collegamenti modem o addirittura collegamenti a rete, e la gente le interfaccia alle DSL di casa, così alla leggera. Insomma, secondo me occorrerebbe anche pensare come tutelare gli utenti. C'è un altro fattore che secondo me vi faccio fare un attimo di tempo, ma per me e per voi, la mia opinione, poi vediamo la scommessa che faccio per l'attendo il futuro, è che stia cambiando completamente l'enfasi, e lo dimostra l'interesse che c'è su Arduino e Open. Una volta tutta l'economia industriale è basata su creo il prodotto, quindi creo la necessità del prodotto, la gente compra il prodotto perché ha necessità, è tutta la necessità del prodotto. Invece ci stiamo liberando. Io ho un'esigenza e voglio una cosa che faccia quello che voglio io. E a questo punto non è la, spero almeno che sia la vittoria della soluzione aperta, della soluzione che l'utente fornisce la creatività. La wikinomics, avete mai sentito come termine? L'economia basata sul wiki. L'idea di wiki, vi faccio un esempio. In Canada dovevano fare delle ricerche minerarie, nulla di più lontano dall'informatica. E avevano dei costi spropositati. Di solito le industrie minerarie tengono gelosamente custoditi i propri dati e non li fanno vedere a nessuno. Una ditta ha sconvolto questa logica. Ha detto: sentite, geologi di tutto il mondo, qui ci sono i nostri dati, elaborateli. Si è creata una gara positiva a chi riusciva a trovare la soluzione migliore. Il risultato è stato che la comunità è riuscita a generare più ricchezza di quanto potesse generarne una sola azienda. Quindi sempre la stessa maglietta applicata in tutta l'altra. E penso che arriverà anche sulle elettroniche di consumo. Cioè, la soluzione, l'idea dell'oggetto non come, e sarà una grande vittoria, non come usa e getta, e ormai ci stiamo arrivando anche per questioni di sostenibilità ambientale, ma come mattone che si interfaccia agli altri
e vince la soluzione innovativa e creativa della comunità. Questa e gli imprenditori illuminati che avranno in questa direzione faranno giustamente, esattamente dei soldi, no? Va bene, avete altre domande? Così vi ho fatto raccontato anche. Ah, io ho quelle tre da rispondere. La domanda è tipo tecnico, mi sa che non vado a screening. Le sa che non vado allo screening audio? Qui parte. Qui mi dice che sta andando. O sta facendo il turbo. No, sembra che stia facendo il turbo. Proviamo. Allora. Peccato, che allora si sono persi tutto il mio pistolotto. Adesso lei che ha detto che non andava a screening audio deve scrivere una relazione scritta su tutto quello che ho detto e mandarla ancora a pensare. Allora, cosa sta succedendo? Automaticamente qua aggiorna la cartella e ci mette questo qua. Ad esempio, se vai all'interno di Hello, ok. Allora, qui mi sono scritto tre domande che mi hanno fatto prima. Come consegnare? Io penso che ci sono che da qualche parte nelle specifiche generiche, come scherzosamente del post, non consegnare file distinti, ma un TCZ che contenga tutto. Prepararlo come preparereste una distribuzione consorziente. Di solito ci si mette dentro, se volete, un file authors, dove ci sono gli autori, un readme, se volete il readme contiene le istruzioni per installarlo, un install per installarlo, ok? Guarda, prendete giù da Sourceforge qualcosa e scoprirete, se non avete preso un progetto scarcagnato, che sempre avete queste informazioni. Quindi siate professionali da questo punto di vista. Ho perso la mail, a che gruppo appartengo? È una domanda che mi sta capitando spesso in questi giorni. Allora, i gruppi di laboratorio sono anche gruppi dal punto di vista Unix. Ora, noi usiamo ora NIST e stiamo per usare il DAP. Nelle singole macchine, se andate a vedere in FT group, non ci sono FT group perché non sono i gruppi della singola macchina, abbiamo un sistema distribuito e c'è un database distribuito che tiene queste informazioni. Esiste il comando getEnt, che serve in questi sistemi distribuiti per avere il contenuto del database equivalente al file. Quindi se fate getEnt password WD avete il password WD distribuito, getEnt group avete il group distribuito, cioè l'equivalente degli etc group. Quindi se fate getEnt group
avremo un sacco di roba, perché ci sono tutti i gruppi di tutte le materie, di tutti, anche degli anni accademici passati. Però se poi mettete Pipe, Grep, il vostro account, vi fa vedere tutti i gruppi a cui appartenete voi. E a questo punto scoprirete che tra questi c'è un LSO 11 o Z qualcosa. Inutilizzata, quindi non serve a niente. Beh,
Una regola fondamentale nella struttura dei sistemi operativi di questi tempi è: se devi scegliere fra complessità in tempo e complessità in spazio, privilegia la complessità in spazio, perché il tempo non te lo dà più indietro nessuno, la RAM te la dietro, tira dietro a spadilate quasi. Nei limiti quindi nessuno si pone il problema di una struttura di qualche byte, un centinaio di byte, se ne serve per fare un passo veloce. Ok? Però se buttate via spazio e non avete nulla in tempo, a quel punto non serve a niente, è solo spazio sprecato. Ok, altre domande? Dunque, prego. Io volevo sapere una cosa, no, per esempio nel diretto di lavoro, è comodo attraverso l'SSH oppure si può usare anche l'SSH? Potete usare l'SWN tramite SSH. SWN per SSH. È come, perché non mi è mai capitato di usarlo in questo modo, non so come usarlo. No, me lo ricordo, perché il problema è nel momento in cui si mette su repository si guarda come si fa e si fa dopo, una volta che il repository è fatto, ad esempio tutto il libro 1.2 è sul repository SWN-SSH e lo condividiamo così, e quindi lo uso, non dico tutti i giorni, ma almeno una volta a settimana quando devo cambiare qualcosa nel libro. Perché quando poi fatto la sua update, semplicemente va ad aggiornare. Però se fate una figurata a dire S1, che è la parola chiave che penso sia quella migliore da cercare, se adesso non vuole andare a sinistra, ha un problema politico. Allora, questo
questo dice come fare, comunque lo trovate, o se no non sto a fare perdere tempo qua, lo faccio un esempio di come fare. Quindi basta tirare su il server della directory di lavoro nostra e poi... Sì, beh, poi create il server SVN, se va bene, il server SVN è così poco locale qui. Okay. Poi lo accedete a SVN in qualsiasi app. La cosa comoda, arrivo subito da lei, è mettere l'autenticazione a chiave pubblica, a chiave privata, su qualsiasi app, così non c'è neanche necessità tutte le volte che fa una take, un commit di mettere la password. Come sto lavorando con me? Prego. Io uso SSH per montare la cartella remota di consegna pubblica, fare SQL. Questo è un altro modo, secondo me è un po' meno efficiente. Io volevo proprio avere la repository in modo da poter ritornare indietro se ho fatto degli errori. Sì, ma anche così lo puoi fare, perché non monti SSHFS e a quel punto vendi il repository che è qui come se fosse a casa. Sì, no, ma... SHFS basato su Fuse. Sì, però così monto che se sono unità disco la cartella. Io invece vorrei avere proprio il servizio di SQL che mi dà. Ah, ma può avere il servizio di SQL in casa. Cioè la directory dove uno lavora anche sulla mia macchina. Il mio progetto lavoro da solo, per avere proprio questi servizi. Sì, sì. Ho da una parte il posto SQL, dall'altro ho il posto dove lavoro. Sì, assolutamente, però lo trovo molto più efficiente l'SQL. Sì, sì, l'altro è meglio perché non si sta ad avere la sola struttura di una connessione a casa che emula un mount di disco. Esatto, sì. Perché è efficiente? Il mount. Perché ha tante interazioni perché solo per accedere ad un directory devi fare un F-stat per vedere il tutto, quindi sono tanti piccoli pacchetti che vanno avanti e indietro. Quando avete una rete ad alta latenza, i piccoli pacchetti finalmente non performano, ok? Mentre invece se usate delle connessioni SQL di per sé è fatto per trasferire blocchi di dati, quando fate SQL update fa, infatti funziona benissimo anche quando avete un po' tutto dall'altra parte del mondo sul forge, no? Ok, altre domande? Prego. Usare la flag meno ansi per tirare il progetto. Così? È necessario usare il progetto in ansi. C'è un problema sull'ansi dovuto al fatto che container off non rispetta ANSI, quindi non mettetelo, se no vi prendete, direi solo warning, ma ve li prendete. Ma perché dice che lo compiliamo, pensate, e poi andiamo avanti, sì, sì, ma non mettetelo come non si mette, perché... Voi sapete come si fanno le stampe di controllo e le stampe di errore all'interno del kernel? Avete visto la PKK? Nel kernel troverete tanti PKK. I PKK sono un po' come in fase 1, non avete quella routine che stampa? Print on terminal, print terminal, una cosa del genere. Va bene, più furba, ma l'idea è quella, cioè se all'interno del kernel dovete dare delle segnalazioni, già questa. Tra l'altro la PK è fatta in maniera che potete mettere un prefisso che dice la gravità di quello che sta succedendo, che ci sono delle costanti, in realtà è minore, un numero maggiore compare nella stringa. Questo serve perché potete poi all'atto del funzionamento chiedere fino a che livello di gravità volete che vi vengano manifestati gli errori o le segnalazioni. Quindi ad esempio il print K con
gravità feedback di fatto non lo vedete a meno che non abbassiate il livello, rispetto al livello standard le cose, ma segnalazioni tipo crypto o cose del genere arrivano sempre. Altre domande? Prego. Io volevo chiedere se non potete creare nei file, no? Quindi anche uno script di configurazione che non rimane la configurazione. Dobbiamo fare in modo che conosca le varie versioni del cross compiler, per esempio se siamo in una macchina di Debian abbiamo un eseguito diverso, oppure possiamo assumere vista di Blend. Non è diverso, se l'ho fatto ovviamente è classico, è garantito, ma non è richiesto del grado del risultato. Allora, parliamo del system call. Merito, ve li ricordate ancora? Ci eravamo lasciati con questo lutto e si stava discutendo dei problemi della comunità e in particolare del fatto che è diverso aprire un file in scrittura e fare la seek in fondo al file e scrivere rispetto ad avere un file aperto in no append, perché se aprite un file in no append la seek in fondo al file e la scrittura sono tra loro atomiche, perché sennò potete avere linkage fra due processi che fanno la seek tutte e due in fondo al file, poi uno scrive e poi l'altro scrive. Avendo fatto la seek tutte e due in fondo al file, tutte e due sono nella stessa posizione e quindi il secondo che scrive solo scrive parzialmente o totalmente quello che scrive prima. Quindi non è la stessa cosa aprire o append o aprire in scrittura con la seek finale, proprio perché è diversa la condizione di atomicità. Questa è una nota storica, questo è stato un errore di progettazione al quale è stato posto rimedio. Inizialmente c'erano due diverse system call per aprire file. La open apriva solo file esistenti. La create creava file ma dovevano non esistere. E quindi per aprire un file che poteva esistere o no, occorreva sempre fare una manfrena di questo genere. A questo si è dato, vedete, si apre un file in write only, se l'errore dice che non c'è, allora lo creo, ma anche questo ha dei problemi in atomicità, perché due arrivano tutte e due volte a creare, tutte e due dicono non c'è, il primo lo crea, il secondo dice ma c'è, no? E quindi è stato un errore progettuale a quale è stato dato rimedio. A tutt'oggi veramente la create, se trovate un programma con create cominciate a pensare che chi l'ha scritto deve avere più capelli bianchi di me. Ho create e ho esc, esc significa esclusivo, quindi lo creo solo se non esiste, e risolvo il problema perché lo fa in maniera atomica. Anche il root 2 risolve il problema della comicità, perché per fare tutto, mi ricordo, tu prendi un scrittore di file e ne fa una copia. Inizialmente la mente di chi ha fatto Unix pensava a un monothread, si vedeva chiaramente, allora diceva che problema c'è? Io voglio la loop e ha la regola che sceglie il descrittore di numero più basso fra quelli disponibili. Quindi io voglio riassegnare lo standard output, che è l'1,
tengo aperto lo standard in, chiudo lo standard out, faccio loop del file che voglio assegnare lo standard out, che il più basso è 1, quindi mi verrà assegnato lì. Ma capite che anche questo non funziona, perché tutte e due pensano di assegnarlo a 1, ma il primo che l'ha assegnato, poi l'altro va a riassegnarlo al descrittore n. E quindi è stato fatto il loop 2. Il loop 2 automaticamente chiude il file del settore 2 si è aperto. Quell'ultimo, chiedo scusa, è un errore, perché infatti così non è comprensibile. Questo è loop 2, qui al posto di loop 2 dopo la close questo doveva essere fcmtl file control, perché loop 2 non ha questa sintassi. Questo è close e file control era stato un primo tentatore di mettere a posto le cose al destro, a dire il vero. Ma adesso è vero che diceva duplico il descrittore su quello indicato o uno successivo se quello indicato è aperto. Quindi invece di partire da zero sulla scansione, partiva da quel numero indicato. Comunque, ancora una volta, non è atomico. Uno dice, ma è solo per il multithreading? No. Perché anche se voi avete un programma monothread, vedremo che avete la gestione degli eventi asincroni e i segnali. I segnali bloccano l'avanzamento dell'elaborazione e vanno a gestire un evento asincrono e poi ricominciano e come di interrupt software all'interno del programma. E quindi potrebbe capitare proprio lì nel mezzo fra la close e la fcmtl, anche se c'è scritto loop sulla ragna, loop 2. Ecco, questo è il tipico esempio, e mi invito a farlo. Molto spesso, io sono convinto, lo metto anche nella lezione, si impara molto di più di fare che nello studiare. Si studia, si capisce la logica complessiva, poi per padroneggiare veramente una materia bisogna sperimentare. Tutto il tempo sono sperimentati. Sperimentate al suono di teoremi, al suono, ma sperimentate. E quando programmate vi capiterà, vi deve capitare di avere, io ho sempre una directory aperta su tempo, su cui io ho programmi di 5 righe, 10 righe, per sperimentare, non funzionerà così, ma va bene però. Tra l'altro questa cosa vi resta un sacco di tempo, perché avete la certezza del funzionamento di quel pezzettino prima di inserirlo nel codice. Se invece siete un po' incerti, lo mettete lo stesso, poi è tutto tempo che perdete in ambito di debugging. Ok? Vedete? Perché poi comunque cerchiamo un guasto, sia un bug o la lavagna di perdere, dovete separare le responsabilità. Quindi se riuscite, dovete riuscire a separare il sistema in modo da eliminare, dire questa parte qua adesso mi concentro su quell'altra, fare una missezione per andare a cercare dove è il problema. Se avete fatto un'esperimentina e quello ne avete una certa
sicurezza, siete più tranquilli. Se avete tante cose indipendenti che non siete convinti, non avete la certezza, i difetti possono avere delle interferenze tra loro, e quindi diventa molto più difficile quando cercate problemi, diciamo, che hanno più cause contemporanee, andare a cercare dove effettivamente è successo il guaio. Quindi fate questo e date risposte alle domande. Allora, velocemente, accesso ai file del directory, open, read, write, close, queste sono le operazioni principali. Esistono altre operazioni, come quelle per leggere le caratteristiche del file, stat, modificare gli attributi, le caratteristiche del file, e meccanismi per accedere a creare link. Vedrete che molti dei comandi, delle system call che accedono alle caratteristiche del file sono esattamente corrispondenza di quelle che vediamo come comandi. Ecco, qui start serve per avere le caratteristiche di un file. Caratteristiche, cioè ampiezza, tipo, cos'altro? Tipo non è detto, dopo ne parliamo del tipo, proprietario, tutte le informazioni. Quello che vedete con l'LSM, non è il permessi. Vedete che ci sono tre funzioni: start, fstart e lstart. Ve lo dico una volta per tutte perché ci saranno tante chiamate che avranno che saranno in tre versioni: la versione con prefisso F e la versione con prefisso L. Per tutte queste, la regola è quella senza prefisso è quella che accede al file con un pathname. E nel caso che il file sia un link simbolico, il link simbolico viene attraversato. Nel senso, se aprite, fate la start di un file che si chiama A, ma A è un link simbolico a B, con la start vedete le caratteristiche di B. Ok? Perché A è un link simbolico di tutta B. Passiamo all'LSTAT. L'LSTAT è la stessa cosa, ma i link simbolici sono opachi. Quindi se A è un link simbolico a B e voi fate l'LSTAT, vedete le caratteristiche di A, non quelle di B. La logica è, nell'uso quotidiano, nell'accesso normale, i link simbolici non si devono vedere. Voi dovete accedere al file indicato dal link simbolico. E quindi, a meno che voi non facciate la richiesta esplicita voglio vedere il link simbolico, il link simbolico deve sparire, e quindi quello senza prefissi è quello dove il link simbolico sparisce. Accedete al file. Invece talvolta serve voler portare veramente il link simbolico, lo dovete dire esplicitamente. Nel caso il file non sia un link simbolico, start e restart vi ritorna la stessa cosa. Quindi sempre che si guardate a vedere le caratteristiche di un file che non è un link simbolico, start e restart vi dà la stessa risposta. Fstart serve per i file già aperti. Magari avete un file del quale non conoscete nemmeno il path. Perché vi ricordate che i file aperti si ereditano all'atto delle, si possono ereditare all'atto delle exec. Quindi un programma apre i file e poi voi li ereditate aperti. Caso tipico, voi scrivete un vostro programma che fa delle printf o delle write su standard output.
Però quando l'avete lanciato, avete, chi l'ha lanciato scrive a punto alto maggiore qualcosa, voi quel file che è stato aperto, l'avete reputato aperto. Volete vederne le caratteristiche? Basta fare fstart di 1 e avete le caratteristiche di quel file. Non potreste andare a cercare con l'estato o lo stat perché non ne avete il pass. L'altro parametro è passato per indirizzo, cioè per dovete allocare questa cosa e passarla per indirizzo con l'ampersand alla chiamata, e verranno in questi campi. Lassù c'è il tipo e il modo, che sono tutti insieme e sono potete prendere i vari pezzi con delle macro apposta che forse sono indicate, sono sicuramente indicate nel manuale, forse le trovate anche nel module successivo se ricordo bene. Live node number è il numero dell'live node all'interno del file system. Ogni file ha un inode, cioè ha le caratteristiche indicate in un inode da subito. L'inode number è una sorta di numero del file all'interno del file system, quindi i file system separati, lo stesso inode number è un file diverso. Questa numerazione è proprio solo, se avete fatto un mount di una chiavetta, i numeri della chiavetta non c'entrano più nulla con i numeri della disk. Infatti potete sapere dai nodi di quale device è, perché qui c'è scritto il device al quale fa riferimento. I device vengono identificati sempre da due numeri, il numero maggiore e il numero minore. Il numero maggiore identifica il device driver che si prende cura di quel file. Il numero minore, il numero minore è all'interno dei vari device descritti dallo stesso device driver a quale facciamo riferimento. Se fate un ls-l in base a tab, vi accorgerete che tutti i... Allora, facciamo un esempio per chiarire quello che sto dicendo. Prima parte così, ok. ls-l, vado a tab, sda asterisco. Vedete ad esempio questo è un file speciale, cioè il disco, questo è il numero maggiore, questo è il numero minore. Questo è il numero maggiore del gestore SCSI disk. Tutti i SATA vengono mappati su SCSI in realtà. E vedete i minori sono le partizioni. Non so se questa macchina, se questa macchina ha anche un SDB. Vedete che il device driver lo stesso ha altri minor number. E quindi in quel intanto vi faccio vedere anche questa qui sono in una directory gli esperimenti. Se io faccio ls-n meno o meno i, ce la fa oggi? No, meno i allora. Ecco, vedete questi numeracci qua? Questi sono i numeri degli inode.
praticamente, dato le directory, lo vediamo tra poco, ma in anticipo, in Unix non sono altro che un file che contiene copie. Nome, numero e nome. Quindi quando voi andate in questa directory, chiedo di aprire il file kopen2, cosa fa il kernel? Il gestore del file system per la kernel legge il file che è la directory è un file, lo legge, dice kopen2.5 risponde con il numeraccio là che finisce per 28, ok? A quel punto va a chiedermi dai demo con quel numero e sacco fuori le caratteristiche del file. Nelle caratteristiche del file c'è anche quali sono i blocchi dati in giro per il disco che contengono i dati di Kopen2, ok? Quindi RDEV, mentre dev è il device su cui sta questo file, se questo file è un file speciale, RDEV è il device indicato a questo file. Lo stesso file sono semplicemente dei segnaposto, delle icone, dei simulacri, cioè ovviamente RDEV/SDA non è il disco. Paradigma SDA è un metodo di naming, è un nome, dobbiamo dare un nome alle cose, e allora a quel nome dobbiamo far corrispondere l'accesso al disco da parte del kernel. Quindi a quel nome noi associamo quei due numeri che quando li andiamo a dire al kernel dice allora ti do l'accesso al disco, ok? Quindi questo è il device dove sta questo file e questo è il device, quindi quando prima abbiamo visto /dev/sdb, ok? Siccome è un file che sta su /dev/sda1 come file, qui ci sarà scritto il numero maggiore e minore di /dev/sda1, quindi ci sarà 8.1 se ricordo bene. Mentre qua invece si sarà scritto 8.16. Questo è il numero di link fisici, quel numerello che tutte le volte il fatto di link fisico viene aumentato di 1, quando fate un RM lo calate di 1, se arriva a 0 viene eliminato veramente il file. Perché in Unix il file può avere tanti nomi e quando fate link, voi semplicemente aggiungete un nome al file. Questo è il numero dell'utente e questo è il numero del gruppo. Prima, quando vi ho fatto vedere che è temp, di fianco all'utente c'era il numero, quando abbiamo fatto il passo proprio lì, quando ho fatto group, di fianco al gruppo c'era il numero. Nelle informazioni sul file non sanno memorizzare la forma di stringa dell'utente o del gruppo, ma memorizzano semplicemente il numero. Ampiezza del file, i tre tempi, tempo dell'ultimo accesso, anche di lettura, tempo dell'ultima modifica, tempo dell'ultima variazione di stato. Le system call consentono di cambiare solo i primi due, ma non il terzo. Il terzo è il tempo della creazione del file, praticamente. Due notazioni. Lo ridiremo. Il fatto che venga sempre aggiornato il tempo di accesso può essere molto dannoso se avete dei file system su flash, perché tutte le volte leggete qualcosa in realtà vi consuma, voi sapete che su flash avete un numero massimo di strutture,
che consuma una scrittura sull'area dove c'è il nodo. Quindi sapete fare sì che su Flash montate con il function no type, montate così, non vi aggiorna la time, non serve molto la time, perché anche per far funzionare con Makefile serve la modification time, il modification time. Una nota su C-Time, se vi ciampate in cracker non troppo veduti, scoprite immediatamente che ha fatto qualcosa di malfatto. Se nel file system avete un file che è stato creato dopo che è stato modificato, dov'è? Non c'è. Se uno vuole far apparire un file vecchio, crea il file con il dice l'ultima modifica è stata fatta tempo fa, perché l'LS memoria vi dà l'ultima modifica, non la data di creazione. Però se passate un file system e scoprite dei file cioè la data di creazione è più recente della data di modifica, vi ponete qualche dubbio che ci sia qualcosa che non va. Ovviamente se avete beccato conto di una persona un po' più esperta, si cambia sicuramente anche la data di modifica accedendo direttamente sul file system e a mano, andando ad accedere in maniera diretta al file system, cambia tutto quello che vuole. Ok? Se ha accesso. Gli ultimi due sono l'ampiezza del blocco. E uno dice, che viene faccio dell'ampiezza del blocco? Serve per ottimizzare lo scambio sul file system. Se avete un file system dove il blocco è 4K, ebbene, se volete scrivere in fretta, fare delle write che abbiano un'ampiezza paragonabile a 4K. Se voi fate delle write di ampiezza inferiore, per esempio da 4K, in realtà la prima write vi sarà costata un po' da giusto, ma avete semplicemente mettete un buffer nel tempo. E la seconda parla di mezzo operazione fisica. A quel punto conviene avere il buffer di quell'ampiezza o il doppio di quell'ampiezza, ma non più piccolo e non estremamente più grande. Numero di blocchi occupati dal file. Anche questo uno dice, ma non è corrispondente al slide. No, perché esistono i file col buco, come il cervello di Unix. File con parti non allocate. Potete anche fare dei bellissimi file che sono ampi, gigabyte, ma occupano zero blocchi. Lo faccio sempre quando creo i dischi virtuali per le macchine virtuali. Crea un file vuoto e poi quando se devo creare un file system per dare a qualcuno per fare degli esperimenti, le parti che non sono state riempite non sono neanche state allocate e quindi non occupa l'intero spazio teorico. Allora, per vedere il campo ST modo avete tutte queste macro che vi chiedono. È un file regolare, un file normale, una directory, è un file speciale a caratteri, un file speciale a blocchi, è una canale di comunicazione tra due processi, si chiama FIFO, è un socket. Avete visto in rete? Penso a quest'ora sicuramente avete visto tutta l'interfaccia socket, avete visto anche i socket della famiglia PF o FFI o FUNIX, che sono in realtà si utilizzano le stesse tecniche che si usano per le comunicazioni in rete, ma sono meccanismi di intercommunication tra processi della stessa macchina. Io vedo lei che dice sì. Ma qua non abbiamo iniziato con la programmazione, non abbiamo fatto solo teoria. Faccia ciò che ti abbiamo parlato, resta solo una infarinatura generale. Ok, allora
cioè per Eric Boyko. Comunque sappiamo che questi socket che servono per interface communication, no? Compaiono nel file system come se fossero dei file. Esattamente il concetto è lo stesso dei device driver, dei file speciali. Voi avete Unix e file system 100, usate il file system come metodo di naming, cioè un unico albero, e le entità di quest'albero o sono dei file o sono degli oggetti che danno il nome a qualcosa. Va bene, c'è un esempio, file type.c, possiamo guardarlo. Il concept, diciamo, si è troppo veloce. Reali file type.c, e qua vedete che legge e poi vedete che cosa sono le cose e fa il ciclo su tutti gli argomenti. Quindi se io dico intanto dico gcc-o file type.c, cioè per il tfs implicito, per il tfs implicito per il mettere standard.io e standard.io, vediamo se c'è preso la memoria, ok, punto barra file type barra fc passo doppio g barra term s1, vedete il passo doppio g è un file normale. Oppure se faccio se metto punto è una directory. Quindi vedete che ha fatto per ognuno dei file che ho indicato, ha guardato che cos'era e me l'ha detto. Ecco. Permessi, quelli sono scelti i permessi dei file, penso, per quelle che vedete nelle SML, che vedete erano doppio X e così via. In realtà i bit dei permessi sono di più di quei 9 che vedete, ma ce ne sono solitamente altri 3. I primi due si chiamano setgroup ready e setgroup ID. Se un file è setgroup ready, quando lo andate ad eseguire, cioè quando parte il set, avete già visto quando viene messo il set, l'utente effettivo diventa il proprietario del file. Significa che se esiste un file eseguibile di proprietà di root, come per esempio barra barra user barra bin, no, scusa, barra bin, barra bin, barra password doppio D, quello che serve per cambiare la password, che è proprietà di root e setgroup ready, nel momento in cui fate l'exec, l'esecuzione di quel programma viene fatta e ha tutti i permessi come se eseguirlo fosse stato root, e quindi è consentito andare a cambiare il file e dice password doppio di che un utente normale non potrebbe cambiare. Lo stesso si può fare per i gruppi. Queste sono le costanti per andare a vedere o per andare a settare, ma no, per andare a vedere i diritti sempre che di lettura, scrittura e esecuzione per tutti. Vedete che ce ne sono anche tre, e l'altro
L'altro è il cosiddetto sticky bit, il bit appiccicoso. Tanto tempo fa veniva utilizzato per all'inizio, questo è solo una cosa storica, non lo troverete più nei sistemi di oggi, per dire, per indicare quei programmi di uso talmente comune come la Shell o come il VI, che se venivano caricati in memoria era bene non toglierli e fare il condiviso con tutti, era per quello che si chiamava appiccicoso. Ormai non è più utilizzato, è stato dato un nuovo significato per le directory. In particolare lo potete vedere nella directory barra terzo. Se non potete, e vi dà i perni
come errore. Comunque vi ricordo sempre che avete a disposizione man 2 vedete, questa è la nostra struttura. Disco fa dice l'inizio del valore di ritorno, quello che ho detto io, 0 ritornato, se no meno 1, e vi dice no, vi dice e access, non eterna, come tipo di errore. Oppure vi potrebbe dare, vedete, anche e loop. E loop è un errore che vi viene dato se per caso avete fatto un symbol tree che punta a se stesso, un symbol tree che punta a un altro file che fa un ciclo. E quindi se riuscisse, se volesse seguire tutti i simboli clink andrebbe in loop infinito. Il kernel ha un limite del numero dei simboli clink che si possono attraversare. Superato quel limite dice basta. E ricordo bene, erano 17. L'aereo che ho preso da Bruxelles Air per andare a Folsom era politically correct. Aveva tolto la fila 13 di posti per in ossequio agli americani, la fila 17 per in ossequio agli europei. Quando dovevi essere fatto veramente. Va bene. Dovevano mettere almeno un bracciolo di legno e un bracciolo di ferro. Qualcosa che toccava legno e l'altro ferro. Dai. Un mask. L'abbiamo visto un mask in altri casi. Lo mask è la serve per determinare il modo standard per creare file. O meglio, il modo massimo per creare file. Cosa serve un mask? Serve come strumento di sicurezza. Se voi aprite, se avete tutti i bit che sono accesi in un mask, non sono spenti all'atto della creazione del file. Voi sapete che quando su questo peso che va da parte centrale direttamente da quelle laterali. Voi avete x, r.x, 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 in realtà qua nascosti avete set use, set group e target. Quindi, per mettere una maschera di permessi in modo rapido, molto spesso si usa metterlo come numero, e siccome sono blocchetti di 3 bit, 3 a 3, la cosa più comoda è scriverlo in Octale. Voi sapete che in Octale c'è la corrispondenza 3 bit un numero. Quindi, che ne so, se voi mettete un permesso del tipo 750 equivale a un permesso, no? RWIX 1117 1015000. Ok? Intanto vi dico, se volete fare creare la directory temp, la create con permessi 1777, perché questo accendete il bit 2. Ok? Se volete fare il file spin path doppio D, che deve essere set user ID, lo sale tipo 4755, perché tutti gli utenti devono poterlo leggere, però deve avere il bit set user ID acceso.
questi bit può tenere solo root o uno che ha la capacità di tenere quei bit, che adesso root può avere. Torniamo al mask. Uno potrebbe dare troppi permessi ai file per errore, perché crea i file con troppe possibilità. Allora, qual è la logica? All'atto della creazione, l'umask dice qual è il permesso massimo che si può dare. Poi, se uno vuole dare più permessi di quelli concessi dall'umask, lo deve mettere, fare con un secondo system call esplicitamente. Quindi, se voi mettete la umask, per esempio, 022, significa che se anche nella creazione di un file, lo ha creato con la open, voi avete messo permessi 777, 0777, vi verrà creato realmente 755, perché quei bit ha detto no, quelli di default non accettali. Se mettete una maschera 077 vuol dire che volete che siete molto riservati, tutti i file che create non devono essere accessibili da nessun altro. Se mettete 777, non è il numero di una rottamata da voi, vuol dire che neanche voi riuscite ad accedere ai file che create. Questo è il maniaco succede. Fai file che non vuole che accedere. No, è assurdo, 777. Ok, quindi l'umask è la mask di creazione dei file. È vero che se voi avete una mask, che ne so, 022, dopo aver creato il file potete con una CA canonica andare a cambiare. Ma serve perché questi permessi non vengono dati in modo accidentale. CHMOD e FCHMOD serve per cambiare i permessi del file. Ancora una volta vedete la system call con prefisso F per il file già aperto e di fianco avete la maschera. Creazione di un file come proprietario è chi ha creato il file, chi ha scritto il programma, l'effective ID. Come gruppo ci sono due possibilità: o l'effective group ID, oppure voi sapete che i directory possono avere il bit set group ID acceso, come ad esempio che abbiamo acceso tutte le directory di lavoro del gruppo dei sistemi operativi, perché così automaticamente viene data la proprietà al gruppo. John cambia il proprietario ed è privilegiata. Perché è privilegiata? Perché per esempio in un sistema con la quota di quantità di file o di spazio su disco, uno potrebbe avere tanti file ma darli ad altri, in modo che venga verificato quell'altro. John, anche qui vedete le tre versioni, cambia l'utente al file, al link o al file aperto.
e dovete mettere owner e group. Se volete cambiare uno solo dei due, mettete meno uno nell'altro. Va bene, dimensione effettiva del file, block, questo ve l'ho detto, il block e la dimensione del block. Buchi nel file. Se voi provate a scrivere un programma che apre un file, scrive un dato, salta in un'altra posizione del file, ok? Scrive un dato molto lontano, scrive un dato all'inizio, salta alla posizione 1 GB, scrive il carattere, non è che il file occupi tutti i blocchi dati per 1 GB. Occupa i blocchi dati del primo byte, dell'ultimo byte e alcuni blocchi per gli indici, come faremo quando vediamo come fate i sistemi della file system. È possibile anche fare dei file che proprio non occupano niente. È tipico il file core, ma avete mai visto il file core? Mi è mai capitato di vedere un file core? Se avete un eseguibile che termina in maniera anomala secondo il port, potete chiedere di ottenere il core. Il core è la fotografia della memoria al momento in cui si è rotto, e questo serve per fare il cosiddetto post-mortem dump, l'autopsia al processo. Si va a vedere tutte le informazioni di memoria, che cosa c'era? Ma vedete, quello lì è 8 mega, potete avere dei dump molto più alti, ma quello non occupa l'intero 8 mega. Infatti vedete in basso che occupa solo 272 blocchi, quindi qualcosa di 250k. Perché? Perché vi mantiene nel file gli stessi indirizzi del programma. Quindi se andate nel file, che è una fotografia della memoria, vedere a quello che era l'indirizzo che sapevate di una variabile, trovate quello che variva la variabile. Le parti di spazio di indirizzamento non allocate non sono allocate neanche nel file. Perché non funziona ancora lo screen. Questo secondo me, io ho detto che su Amo Wi-Fi o hanno cambiato qualcosa, come il dubbio che ancora una volta no, però adesso non funziona lo schema. Quindi vedo partire, posso fare partire l'audio. Ma questo è certo, ogni tanto degli effetti strani, tipo connessioni, io ho soltanto connessioni di lunga durata, e se apre la finestra ogni tanto vado a vedere, e sembra che non sia il pattern normale, perché il pattern normale sembra essere quello della gente che naviga su web, che quindi ha delle connessioni di PCP di pochi minuti, butta su tutto. E per cui ho pure avuto l'impressione che su Amo Wi-Fi, se uno tiene la connessione aperta troppo a lungo, l'orecchio tiene un errore e taglia la connessione. Comunque qua sembra andare, potete chiedere se funziona. Se no possiamo dai. Copy location. Thank you.
un po' falsa. Vuoi un senso? Ma quello sembra che tornare indietro la schermo. Infatti andiamo a vedere in basso a destra. Sì, funziona. Cosa? Ti dicono che comunque lo dico, qui funziona, sono una compagna che è no, da funziona. Ok. Cioè che quindi sta sentendo che lo state testando. Sì, perfetto. Allora. Mi fa piacere, tra l'altro, sapere che è anche utile, visto che ci sono persone che stanno. Indubbiamente direi. Ci sono persone che lo stanno utilizzando. Allora. Vi faccio vedere un esempio. Fast system con X2, X3, X4 per esempio,
hanno visto che nei sistemi esiste una grande preponderanza di file piccoli e pochi file grandi. Quindi hanno fatto in modo che nell'inode ci siano pochi puntatori per direi una decina di blocchi dati, quindi file fino a 10k basta l'inode e tutti i blocchi dati. Gli ultimi tre sono il terzo ultimo, si chiama indiretto, quindi c'è un puntatore che punta a un blocco dati che in realtà contiene solo puntatore e blocchi dati. Il penultimo è due volte indiretto, quindi punta a un blocco dati che contiene tanti puntatori, ognuno dei blocchi puntati contiene puntatore e blocchi dati. L'ultimo è tre volte indiretto. Scusate, quindi al massimo con quattro accessi si arriva a file enormi. Quindi all'inizio quel mio file di schema era proprio vuoto, tutti i puntatori erano vuoti. Quando ho cominciato a inserire i dati, sono inseriti nei primi 10k, ho solo riempito il blocco dati. Se l'ho inserito più avanti, mi ha anche allocato il blocco indice. Ma se c'è un'area di un blocco indice dove non c'è niente, non viene neanche allocato il blocco indice. Al lato della lettura, tutte quelle parti che non sono allocate vengono lette, se voi le leggete in modo sequenziale, come blocchi completamente a zero, tutti i parti a zero. Ok? Il comando cp è intelligente. Se copiate un file col buco, vi copia i buchi. Però se ad esempio lo fate in maniera naif, cat minore un file col buco, maggiore un altro, quel file ad esempio di schema si diventerebbe effettivamente in circolato, perché viene letto sequenzialmente e riscritto sequenzialmente. Ok? Questo sarà come solito la pizzeria. Non so se anche da voi esistono le cassette della pubblicità fuori, ma le pizzerie no. Non ho capito perché. E invece un'altra cosa vi dico, non so se ve la controllata, davanti al mio palazzo un giorno arriva una società telefonica e mette un cartello, una voce a questo e quest'altro. Allora c'è cioè, telefonata all'ufficio dell'imposta di pubblicità del mio comune, casa vecchia di Arena, e dico sentite, ma quello è il mio muro, cioè non è che chiunque venga lì, come non è permesso affiggere cartelloni di nessun genere, e se lo fa uno che non so chi è, ma lì c'è scritto questa ditta, andate da questa ditta. La risposta che mi ha dato, mi ha fatto l'impiegato, mi ha fatto cadere le braccia. Quando hanno assegnato il servizio, che concedono, fanno la concessione di servizio, fra le postille della concessione c'era anche che queste società telefoniche possono andare all'ufficio sui muri privati. Cioè, e lo Stato viene a sfruttare ciò che è mio. No, ma mi pare un po' strano. È illegale questa cosa? Non lo so. Non riesco a seguire tutte queste cose. Magari è il mio impiegato di Casaletto che si è passato una lupa. Guardate anche voi se trovate questo. Torniamo a noi. Truncate serve per limitare la lunghezza di un file. Truncate 0 e portate la lunghezza a 0. Quindi il file continua a esistere ma è vuoto. Oppure potete troncarlo le lunghezze che volete. Vi ricordo sempre, c'è scritto off underscore key. Usate sempre i tipi indicati. Perché se mettete int, long int, long long int, magari oggi funziona, ma domani mi cambiano a
ampiezza dei file compilati non funziona più. E invece se mettete OFT siete certi che funziona diversamente, che verrà ridefinito OFT a seconda del sistema che avete. Uno dice, ma perché devo troccare il file? Potrei cancellarlo e ricreare un vuoto. Non è la stessa cosa, sempre per la pubblicità. Chiunque altro guarda, vuole guardare se il file esiste o meno, se lo cancellate o ricreate c'è un attimo in cui non esiste. Se lo troccate, invece continua a esistere per tutti. Ok? Concetto di link, se avete dei link hub, avete più nomi dello stesso file. Qui abbiamo un esempio, le directory sono file di coppie, in realtà lì ci sarebbe scritto app.txt 4 e qua ci sarebbe scritto. In realtà è sbagliato il lucido, c'è stato secondo me un problema di resizing. Dovete mettere questa freccia sull'elemento 4, tutte e due le frecce devono puntare qua, e c'è scritto che ci sono due link nella note. Questo non mi stancherò mai di ripetere perché ci castano sempre gli studenti all'orale: non c'è il nome del file, ci sono tutti i dati ma non c'è il nome, perché il nome è solo nelle directory. Nella struttura start il campo stnl contiene il numero di link che ha un file. E le directory quanti link hanno? Le directory normalmente hanno link, hanno sempre due link più il numero delle sottodirectory che hanno. Perché la directory ha un link che è quello corrispondente al nome. Prendiamo la directory barra etc. Nella directory root c'è scritto etc con questo. All'interno di etc stesso c'è una entry nella directory che si chiama punto, che punta sempre a etc. Poi a questo punto, se etc non ha sottodirectory, il numero di link è 2. Se invece ha delle sottodirectory, per ognuna delle sottodirectory ci sarà un link punto punto che punta alla etc. Notate che i link di questo genere si fanno solo tra file che risiedono sullo stesso file system. Voi non potete fare un link di un file su una chiavetta nella vostra home. Perché? Perché la numerazione dei nodi è completamente staccata. Tra l'altro, questo concetto è anche indicato dal fatto quello che il link sia il nome di una, sia il nome del file, che hanno messo la system call per cancellare il nome di un file. La system call si chiama unlink, non esiste system call praticamente remove, la system call si chiama unlink. Quando togliete con la link l'ultimo nome del file, avete cancellato il file. Va bene, questo è quello che vi dicevo.
link è l'assistente call per creare il link hub. Come comando avrei usato lo stesso comando ln per fare il link sui modi qui. L'assistente call sono due diverse. Link fa il link hub, mentre invece symlink farà il link simbolico. La sintassi però è la stessa. All path di path, all path è un file che esiste e new path è un file che è quello che diventerà un nuovo nome. Esiste anche la numa, quella classe per la link, non so se esiste la numa, adesso che ci penso. Voi dite, ma l'aspetto esiste, ma si può fare esistere anche se non esiste una cosa. Man 2 remove, vedete? È una funzione di libreria che usa amic o rmdir a seconda se è un file o una directory, ma in realtà le stesse cose sono amic o rmdir per calcolare nel primo caso un file e nel secondo una directory vuota. Voi lo sapete come si vede? Esiste cosa, a parte ci sono vari modi per chiamarmi al concetto lo stesso, cambiare modo e passare il controllo a schermo. Esiste file use include ASM ad esempio 32.h. queste sono per ogni system call i codici della system call, quindi qua abbiamo l'elenco di tutte le system call presenti in un sistema Linux a 32 bit. Vediamo quanto è nuova, è abbastanza vecchiotta. Okay. Invece la numerazione è già diversa se avete un sistema a 64 bit e qui avete l'elenco di tutte le system call presenti nel sistema, perché quando tra l'altro alcune di queste system call non sono neanche accessibili dalla LC, cioè la libreria non ha messo a disposizione dall'utente la chiamata per chiamarla, perché sono di uso o interno o... Cosa succede quando un file è aperto? Ecco, cosa succede se facciamo la link di un file aperto? Viene rimosso l'entry della directory, ma ovviamente il file aperto quindi non viene eliminato, la copia di memoria della node continua a esistere, e questo è un uso tipico che si fa per esempio per i file temporanei. Voi aprite il file, lo cancellate, a quel punto potete usare il file come temporaneo, scrivere, leggere, andare avanti e indietro con la sync. Nel momento in cui il programma termina, tutti i dati vengono automaticamente eliminati. Tra l'altro, comodissimo, anche se dovesse terminare in modalità anomala, anche con segmenti di compose, più facile. Anche questo sembra delle false illusioni, però. Una volta in una caccia a un intrusore, l'intrusore era così naif che pensava, ho il mio programmino che fa delle malefatte, lo lancio, lo cancello e quindi non me lo becca più. Esiste perché è aperto, lo sta
però se andate in path approach ripescate le scritte, ok? Quindi non funziona come metodo. Così, ma se uno cancella, cioè crea un file, sì, continua ad utilizzarlo, poi lo cancella, sì, un altro vuole ricreare lo stesso file, lo crea, ma sarà un altro, diverso. Anche se ha lo stesso nome sarà nuovo, quindi un altro non ha nome, perché quel file non ha più nome, quindi non c'è modo per un altro di trovarlo quel file. Attraverso proc, lei va su proc e attaccato a fd al file descritto in cui ho aperto, va ad aprire come barra approach barra fd, lei apre lo stesso file che... questo però lo può fare root della macchina, diciamo, o un altro processo dello stesso utente. Deve avere l'accesso per leggere barra approach barra numero del processo barra fd. Ok, questo quindi abbiamo visto cosa succede, cioè non in caso. Pensate sempre all'analytic come togliere l'identità al file. Un file quando non serve più a nessuno, non ha un'identità, viene eliminato. Allora, questo ve l'ho detto, temporaneo. Rename, cambia il nome da old path a new path. Ok? Uno dice, perché esiste rename? Uno rename lo può fare anche con il link. Poi cancella il vecchio nome e ottiene il nuovo nome. Ci sono due problemi. Il primo è sempre il solito, che è pubblicità, con il link simbolico c'è un momento in cui ne avete due di file. Ma quello sarà un problema secondario. C'è un problema ancora più fondamentale. Esistono dei file system che non sono capaci di fare link. Per esempio, FAT. Probabilmente un file system è FAT, non esistono i link di FAT. E quindi non potreste rinominare il file. Quindi l'unico modo per rinominare un file per avere un file system fatto è questo. File allocation table. Quello tipico delle chiavette per intenderci. Se prendete dal supermercato lo usate così com'è. Una chiavetta potete metterci di tutto. Perché anche mettere un file system l'SD che è dentro di PC è quella che sta facendo funzionare l'intero sistema operativo, perché è bellino avere il sistema operativo su SD, si fa reboot, cambiato l'SD e cambia completamente personalità, può avere N personalità della macchina. Il link simbolico lo sapete che cos'è? È semplicemente un puntatore al file, cioè voi avete un nome che dice quando c'è di me, in realtà io rappresento quello, mentre nell'art link, se voi cancellate uno dei link, i link rimanenti rimangono nomi validi per il file. Nel symbolic link potete avere il caso di dump link appeso, link che non punta a niente perché gli avete cancellato il file a quale puntata. Tra l'altro link potete creare anche file non esistenti, fate il link a un file che non esiste che diventa valido quando glielo create sotto. Normalmente i link sono trasparenti, cioè voi nominate il file che è un symbolic link e in realtà il sistema vi dà al posto del symbolic link il file puntato da symbolic link. Quindi così si fa che open
fate start, chon, qualsiasi cosa, tranne quelli lì. Le chiamate con la L davanti, la unlink, lasciate stare la remote, non la scritta ancora, la unlink, la rename e una chiamata speciale che è la readlink, che è l'unica chiamata specifica che vi dice a che cosa punta questo symbolic print. Con la readlink avete intorno la stringa alla quale punta. Si crea questa chiamata symlink e invece qui un po' avete la chiamata per leggere il valore del link simbolico. Dovete dare un buffer e un site. Se non è sufficiente, non è ricordo cosa fate, secondo me dà un errore e mette un buffer, però se ricordo bene mette nel buffer una parte particolare del cost della del link. E questo vediamo get link 2 possiate allocare un buffer di lunghezza giusta e richiamarlo. Però controllatelo con un... controllatelo con una prova. Queste particolarità si scoprono, le ho scoperte per quando le ho dovute implementare nelle macchine virtuali, perché le macchine virtuali si devono comportare come il kernel vero. Allora, devo vedere tutte queste cose. Questi sono i tempi che abbiamo visto. Ecco, QTime serve per cambiare i tempi. Come vedete potete cambiare i tempi solo di ultimo accesso e di modifica, non quello di reazione. MKD serve per fare una directory, è l'equivalente dovete mettere il modo della directory, quindi 0755. Ricordatevi sempre quel benedetto 0 davanti, che dovete dire è ottavo. Prego. Ma è diverso usare RMIR o RMIR sul terminale? È diverso perché RMIR dà l'errore se la directory non è vuota. RM-R cancella ricorsivamente e quindi cancella tutto. Questo è l'equivalente dell'RMD al comando, quindi cancella solo directory work. Se volete fare l'RM-R all'interno del programma dovete farlo esplicitamente, navigare l'albero, non esiste l'access per corso fare l'RM-R. CHDIR, FCHDIR serve per cambiare la directory. Ogni processo ha la sua current directory. Con CHDIR potete cambiarla. Attenzione, una directory potete anche aprirla come se fosse un file. E a quel punto potete poi usare F. Sono tante pizzerie oggi.
potete usare FCHDR per cambiare, far diventare la directory corrente la directory che corrisponde a quel file descritto. Prima aprite la directory e poi appare strano, ma c'è un uso che si fa di questo FCHDR. Per esempio, volete andare al piano dato dei file relativi, o meglio si faceva, dopo che vi hanno dato dei file relativi a un'altra directory. Voi volete, non volete stare a calcolare tutti i pazzi, no, diventate pazzi anche voi. Dovete solo, volete cambiare, volete accedere a questi file, ma sapete che quando vi sono stati dati la current directory era un'altra. Allora voi cosa fate? Aprite il file punto e ritenete il file descritto. Fate un chdr nell'altra directory, aprite quello che dovete aprire, poi fate fchdr a quello, al file descritto che avevate aperto con punto e tornate indietro. Perché aprendo punto, voi avete un file descritto che vi rappresenta la directory corretta adesso. Senza stare a salvare string o resto. Potreste fare catch.wd e poi salvare. Ma no, l'aprite come file. Poi fate fchdr al file descritto e tornate indietro. Ecco, catch.wd serve per avere la directory corretta. Attenzione, in realtà esistono due funzioni che si chiamano nello stesso modo, proprio per non far casino. Una è la stessa cosa, una funzione di libreria. La funzione di libreria richiama la system call ma fa qualcosa in più. Se voi mettete, tra l'altro vedete che è strano perché nessuna system call restituisce un ciao asterisco, restituiscono sempre int, perché questa è la funzione di libreria che chiama la system call, ma la system call vorrebbe il buffer allocato da voi. Cioè voi create un buffer e dite: mi dici qual è la current directory che mette il risultato. La funzione di libreria ha una funzionalità in più: se mettete null come buffer vi fa la malloc del buffer, quindi vi dà il buffer allocato dinamicamente, ma questo non c'entra niente con la system call. Le system call non sono capaci di fare malloc. Serve per poter avere l'allocazione dinamica del campo che contiene la carta. Le directory possono essere lette da chiunque ne abbia diritto. Il sistema non ammette che vengano scritte direttamente directory, perché potrebbe mettere tutto in uno stato incoerente. Voi potete leggere il file directory, ma la scrittura della directory viene fatta in modo automatico tutte le volte che inserite un file, inserite una sottodirectory. Non potete andare a cambiare direttamente i dati di una directory. Esistono delle funzioni speciali per leggere il contenuto della directory. Queste sono le funzioni di libreria per farlo. Quindi, se volete fare la vostra ls, volete leggere il elenco dei file della directory corrente, voi usate queste chiamate. Open dir, aprite la directory e vi restituisce un oggetto di tipo dir asterisco. È un po' la sottolinea quando fate la fopen che avete il file asterisco. Non c'è il modo di apertura perché l'unico modo di apertura possibile è la lettura.
leggete con rete dir in maniera sequenziale a ogni rete dir vi dà un ente, alla fine ve lo dai una entità che si chiama direct, che è una direct che è che vediamo dopo un campo, comunque mi dice il nome, il tipo, anche se non tutti i sistemi lo aggiornano correttamente, perché il vero tipo è nella stat, e il numero della note. Poi la chiudete, potete fare rewind per dire voglio ritornare a capo e fare un'altra scansione. Tutto quello che potete fare. Questa non è la system call, anche perché sarebbe molto scomodo accedere a livello di system call in questo modo, molto poco efficiente, per una maniera che per ogni entry, e le entry sono piccole, sono una stringa seguita da un numero, occorrerebbe fare un mode switch. È bellissima la pagina parte della vera system call, che di solito non viene mai documentata. Se adesso devo cambiare schermo, non ho voglia di cambiare schermo, ma è una cosa che informatici sanno come avere mente pure gestire sulle proprie macchine. Man get direct mi hanno tolto il manuale, non so se poi man meno k mi hanno tolto anche la parte del manuale, allora questa è una provata di Linux. Questo è Maddalena comunque. Il Renzo Debian che è no ho forse ricordo male il nome. Get that. Quindi secondo me avrò solo sbagliato il nome, c'è anche qua. Get that. Ecco, notate la prima frase della descrizione. Questa sicuramente non è la funzione che mi interessa. Vogliono essere chiari. Cioè, se avete letto questa pagina, per favore. Questa è la vera system call, vedete due. Come funziona? Il file descritto viene aperto come un normale file descritto, dovete solo mettere o directory per dire guarda, non è un errore, voglio veramente aprire una directory. Poi chiamate questa e avete un buffer. Passate un buffer di una certa lunghezza, avete delle direct e count è l'ampiezza direi in byte del buffer. A quel punto vi vengono messe tante direct quante sono nel buffer, ok? In modo che con una chiamata prendete un certo numero di ente e dopo ci sono un po' di trucchi che sarebbero un po' tra l'altro cambia a seconda delle versioni del sistema vedete che c'è
il reclen, l'ultimo campo è tname, che è un campo, vedete com'è strano, che è un vettore primo delle dimensioni. Perché non è un vettore quello che viene dato, perché i nomi dei file possono essere anche proprio più corto. Quindi avete tante strutture prime di dimensione variabile, e per scoprire dove comincia la successiva usate il campo qui, lunghezza di questo record, per scoprire dove inizia la successiva. Quindi il kernel vi risponde a questo: siccome è scomodo da gestire, si usa la funzione di libreria che vi danno un approccio più comodo. Allora, questo è per accettare le reti. Per farvi vedere. Ve l'ho già detto, ma come al solito ripeto. Esiste un bellissimo comando. Perso il mouse. Andiamo sul collegamento. Sì, ragazzi, andate sul collegamento. Usate il WPS Applicant anche su cavo, se avete Ubuntu c'è la finestrella per fare queste cose. E l'idea è la solita, per tornare alla lezione, mi pare di non aver fatto partire qualcosa, l'audio c'è, avete la libertà di fare tutti gli esperimenti che volete, ma venite tracciati. Beh, sappiamo chi ha fatto cosa. La logica qual è? L'autenticazione viene fatta a livello di MAC. Ok? Voi si chiama 102.1x. L'autenticazione, voi quando vi collegate venite autenticati e sappiamo che quel MAC corrisponde a quella persona. Attenzione, non si fa i furbi, cioè se poi vi inventate un altro MAC, quell'altro MAC lo switch non ve lo lascia passare finché
lo siete inventati, potete farlo se volete inventare il Mac, ma potete, dovete poi dire il Mac che l'ho inventato è il mio, se non uscite. Quindi abbiamo lo stesso della corrispondenza Mac inventato, persona. A quel punto potete fare quello che volete, vediamo CTHT, dici, ma io faccio il furbo, mi invento l'indirizzo IP, il router che deve installare i pacchetti e quindi deve, per mandare i pacchetti deve registrare la corrispondenza nella table o nella neighbor tables se sei Mac DHCP. Se scopre che tutte le volte che metto una entry nella tabella blocca, ho messo la entry nella tabella. Quindi noi abbiamo IP Mac firma, è automatico, ok? Questo perché volevo una organizzazione che mi consentisse di fare. No, prego. Se usi il Mac hanno utente già autenticato, poi la table darà i pacchetti a uno o l'altro e ovviamente l'ultimo. Sì. Quindi quando viene mandata la parte, comunque se io vedo che c'è una Mac perché nell'Ox vede e vedo Mac nome, poi vedo lo stesso Mac altro nome, il dubbio che quello abbia tentato di fare il furbo è forte. Va bene che uno può dire che c'erano degli esperimenti che tiravo a casa, ma una probabilità più uno fratto sono 6 byte, quindi 6 più la quarantesima, secondo me sia una probabilità inferiore di fare 13, no, cioè, non ho mai giocato all'otto, replico una cosa non seria, quindi non so neanche in serio superare l'otto, è molto più facile, quindi se riuscite a fare quello e a specificare quello, smettete di fare informati di carta si per la. Va bene, quello che volevo dire è questo. Esempio un bellissimo comando che si chiama S-Trace, ve lo faccio vedere. S-Trace, Tank, no, Public SO. Se io faccio S-Trace LS, ok? Questo è l'elenco di tutte le system call che ha dato questo programma per funzionare. Quindi potete vedere come interagisce il programma con il sistema. E vedete quello che dicevo, open.inlettura non block in large file directory e gli ha dato il descrizione 3. Poi ha fatto fstat 64, che adesso dobbiamo 64 vuol dire è la versione, voi non ve ne accorgete quando programmate, voi usate fstat, vi viene mappata la IC fstat 64 perché è la versione che ha la struttura dati che ammette file più grossi di 4 giga e dice ok, ha preso i dati, non so perché è andato a rileggere le caratteristiche del file, dice guarda che è solo un exec, questo è un altro pilastro che gli avevo appena detto sopra. Poi vedete qua la getTens 64 sempre per avere le size grosse, legge il primo, ha un buffer di 8k, dice ne ho occupati solo 120 caratteri, poi torna a leggere come tutte le letture, quando da zero vuol dire end file. A questo punto ha rielaborato le cose, sapete che l'LS vi dà i risultati in ordine alfabetico e quindi quello che fa è legge tutto, poi chiama il sort e poi scrive. E quindi legge tutto, chiude, poi guarda, qua guarda che cos'è il file output.
controlla se il file di output è un file o è il terminale. Qui si accorge che vedete il 132, quindi è un device, perché l'LS, l'avete mai provato, se fate LS vi vengono compatti per vedere bene a schermo, se fate LS maggiore qualcosa vi vengono uno per riga. Come fa? Da questa system call. Questa in realtà è un'allocazione di memoria, un memory map, ed ecco qua la write, e questa è la write che veramente stampa la lista dei file. Quindi vedete, punto punto, le system call generate dal programma. Qui in realtà in app avete inframmezzato sia questo è il fino a qua e poi qua un pochino a chiuso 27 è l'S3, questo è il vero output del programma, quindi è in mezzo. Se volete separarlo, se mettete S3 meno sul bin file, voi potete lavorare come se non fosse tracciato, poi andate nel file e vedete tutte le system call che sono state fatte. Quindi non avete niente da fare. È educativo questo, perché vi fa vedere come funzionano le cose. Qui ho una pagina bianca, ma suppongo che sia perché è caduta la connessione e devo ricaricarla. Direct, vedete che c'è l'inode e il nome. Secondo me però non hanno cambiato, c'è anche il tipo nel nuovo direct. Ci sono alcuni altri campi. Ci sono altri campi. Possiamo guardarlo. IMAP offset, quell'offset in realtà di solito non serve niente se non volete fare seek per prendere solo un pezzo delle lettere. Type dice di stare attenti che non è supportato da tutti i file system, e poi c'è il nome. Allora, i segnali sono un capitolo importante, quindi non li apro altre volte. Adesso apro un'altra parentesi. Dopo guardiamo anche in un'altra lezione come si fa un multi-threading su Linux. Vi posso dire anche che fare degli esperimenti vostri di programmazione concorrente, tra l'altro. La current directory non va molto d'accordo con il multithreading o con le gestioni non sequenziali, perché se voi cambiate la directory è una caratteristica del programma, del processo. Quindi tutti i thread andranno nella nuova directory. Quindi se dovete comprare cambia directory e va nella directory X e lì apre un file. Un altro thread cambia directory nella directory X e apre un file. Se nell'esecuzione concorrente fa CHDR1, CHDR4, quando apre il primo non ha più il file perché si trova in un altro punto del file system. Allora, per questo problema è stata creata tutta una serie di system call che sono tutte quelle che hanno il suffisso at finale, cioè open at, open at, fset at,
ci sono tutte chmod-f, cioè tutte queste, guardiamo la open-f. Stanno per risolvere il problema. Ma open at, se non ci fosse quel primo parametro sarebbe la open pathname modo di apertura flag e il modo di creazione se avete lo create. Cos'è questo file descriptor? È quello che deve essere considerato la directory da cui partire per tutti i file system relativi. Quindi voi potete aprire una directory, assegnare, aprire una directory, quindi avete un file descriptor che rappresenta quella directory, e poi dire file now open, se il file, se il pattern è assoluto, assoluto, ma se è relativo, considera una cattiva a partire dalla directory in cui fa il descrittore indicato come primo parametro. Esistono due costanti particolari, e spero che dicano qua da qualche parte. Vedete che esiste faccess at, fchmod at, fsum at, fsub at, tutti link at. Link at, tra l'altro, dopo lo guardiamo, ha due directory di partenza. Un attimo che vi faccio le due costanti, perché non è qua, che sono dove lo trovo. Nella struttura di rent non è presente il tipo di dato type per identificare se è un file o una directory,
quando non è supportata, come si fa dopo a riconoscere se si riferisce effettivamente a un file a directory, visto che anche le directory possono essere viste come file? Però se dopo prende quella e fa la stat, nel buffer della stat troverà il vero tipo. La stat non sbaglia mai, la direct può non essere inizializzata. Ok? Quindi queste sono system call da stampa recenti. OpenNet, potete di basso, è diventato POSIX, viene dal 2.6.16, è diventata stampa POSIX solo dal 2008, quindi è una chiamata che ha 2 anni. Ok? Questo anche per farvi vedere che sono nuovi problemi e vengono aggiunte nuove system call. E vecchie non vengono mai tolte. Quindi l'insieme del system call è un insieme monotono che pensa. C'è ancora in più di eseguibile che usa una vecchia system call. Dentro ho scritto, voglio usare quella system call di quel tipo lì. Ok? E dico numero. E quindi ci deve essere l'altra parte che a quella chiamata risponde. Infatti ci sono cose fatte. Mi user include. Vediamo l'elenco per l'ICO 6. ASM Uni standard 32.h. La uname è stata cambiata 2 volte, quindi vedete che la numero 59 è la old uname, poi l'hanno cambiata. Con la old uname 109 e finalmente la uname è la 122, perché il problema è che la uname, in questo caso, la uname che è quella che vi dà il nome del sistema, i parametri, questo è il comando. Intanto vi faccio vedere che informazioni vi dà. Mi dice, ad esempio, Linux manda una versione del kernel, quando è stato compilato e così via. Dovevano cambiare il formato del dato restituito. Ora, se cambiate la struttura della che viene restituita, e nella fattispecie dovevano aggiungere dei byte. Se chi vi chiama ha preparato una struttura da 100 byte e voi ne scrivete 120, sporcate lo slow, quindi non lo potete fare. Allora, se c'era un programma che chiamava quella che per lui era la uname, che adesso per noi è la auto uname, un buffer di 100 byte, bisogna andare in questo pattern di 100 byte. Poi non è che ci vuole che si cambi in più 120, allora questa la chiamiamo auto uname, e quindi che ancora c'è l'eslavo, che ricordo 61 quello che è, e ora trova la auto uname, la nuova uname 120, ma serve anche quest'altro. Perfetto, old dot name, e rimangono lì a beneficio dei vecchi programmi e a maledetti da tutti quelli che devono fare le macchine virtuali che devono supportare il vecchio vecchissimo e nuovo. Va bene, qua ci fermiamo, ci vediamo martedì, buona consegna a tutti. Una cosa importante, la consegna si ricorda bene domenica notte, lunedì mattina la consegna è automatica, praticamente c'è uno script che parte e ad una certa ora io do un po' di tolleranza, non saprete mai cos'è questa tolleranza, perché lo so che a mezzanotte paccate c'è il comando che va in tilt, quindi voi dovete consegnare 23.59, un po' di tolleranza c'è perché si ammette che ci sia il panico dell'ultimo minuto, però ad una certa ora che non saprete mai, vengono scambiate le proprietà di tutti i file sotto
sotto la directory submit fase 1 e vengono riassegnati, quindi voi non potrete più accedere ai bomba file che avete lasciato lì. La mattina di lunedì, con calma, quando mi sveglio, io metto sul mio scopo un elenco dei file che mi risultano consegnati. Mi premo di controllare che sia ciò che risulta voi. Io sono su voi, farei anche, mi insegnerei anche l'ampiezza del file, in modo che sia uguale all'ampiezza. Talvolta mi è capitato che per problemi di copia le persone che sanno di aver consegnato in realtà mi sono trovato un file vuoto. Quindi il file c'era ma era vuoto. Possiamo, se volete rimando anche la mia 5. Quindi insegnati tutti i sorgenti e anche del file che è di due file del che è. Noi vedremo solo i sorgenti, documentazioni e commenti, perché non eseguiremo codice compilato da voi, vogliamo le istruzioni per compilarlo noi. Siamo maldati. Tra l'altro il P1 test dovrebbe essere quello nostro, non modificato. Non si può nemmeno cambiare gli indipendenti, si può mettere queste a posto di tutti i lavorati, quelle virgolette, no. Sarebbe meglio di no, mettete il meno i nella compilazione. Ok. Fai compresso, tenere il nome del gruppo. Non importa che fai compresso tieni il nome del gruppo perché c'è già, è già nella directory giusta. Se per caso dentro ci sono i nomi dei componenti di un altro gruppo, poi si vede che copiamo.